Quando ero giovane mi sarebbe servito tipo un simulatore di realtà, tipo un videogioco in cui provare i problemi di quando sei più grande. E volevo chiedere, c'è qualcuno qua di giovane che gioca ai videogiochi? Tu sei giovane. Quante ne hai? 31? No, non sei. Siamo in Italia, però no. No, mi spiace. L'Italia è l'unico paese al mondo dove... Oh, io ho 50 anni, sono un ragazzo, cazzo. No, dai, non ci credo, non c'è nessuno di giovane. Ah, vai, grande, grande, come ti chiami? Gabriele. Gabriele, quanti ne hai? 19. Minchia, 19, perfetto. E giochi videogiochi? Sì, ok. Ti va di fare una partita a questo videogioco dove si simulano i problemi dei trentenni? Vai, è un videogioco molto semplice, si chiama 35. E ora ti presento un personaggio. Se tu riesci a fare tutti i livelli, sblocchi il secondo personaggio, ok? Ti presento il personaggio, è un videogioco in 2D, molto semplice. Il primo personaggio è, sono in posizione Street Fighter, tipo. Il primo personaggio si chiama Mirko, ha 35 anni, è pugliese, è 8 anni fuori corso alla Sapienza. Tutti i soldi che gli mandano da giù li spende in acquari e per sopravvivere spaccia. Ok, se lo selezioni, lui come tutti i personaggi fa un verso, il suo verso è Mo, e allora, E fammi vedere che l'hai selezionato. Allora, stick, bella fica. E ti dico il primo stage, il primo stage, la prima missione, molto semplice. Mirko è fuori da un locale. E sta chiacchierando con due ragazzi molto giovani. A un certo punto uno dei due ragazzi propone di fare un giro di shot. Cosa fai? Accetti o non accetti? Accetti. Visto? Bam, superato il primo livello, semplicissimo. Ora, secondo livello, Mirko e i ragazzi hanno fatto un giro di shot e tu devi decidere se Mirko dice ai due di avere della cocaina in tasca. Vai. Sì, lo dice. Vedi, sei un grande giocatore. Ottimo. Allora, terzo livello, adesso Mirko è in bagno con i due ragazzi, ha appena dato una raglia così, alza lo sguardo e vede che i due ragazzini davanti a lui, ai quali ha ceduto degli stupefacenti, che stanno assumendo della droga che lui gli ha passato, non possono avere più di 17 anni. Cosa fai? Glielo chiedi o non glielo chiedi quanti anni hanno? Non glielo chiedi, bravo! Bravissimo, ma ti è arrivato il videogioco craccato? Che già... Bravo, bravo, bravissimo. Ora questo è un livello in cui non puoi perdere punti, puoi solo guadagnarli. Mirko, oltre ad essere a lavorare, diciamo, come spacciatore, ad essere cocainomane, è anche un enorme complottista. E nel senso, nella vita ognuno sceglie cosa fare con la droga, sceglie cosa fare con le cose in cui credere, ma il mix, il cocktail di droghe, cocaina e complottismo. È una follia perché spara un monologo di 20 minuti a quei due ragazzini. Mo, c'è, hai capito che ci hanno messo la merda nel corpo col vaccino? Mo, c'è. Ah. E uno dei due che ha appena assunto cocaina per la prima volta guarda e fa: sì, però forse anche quello che abbiamo preso noi non era al massimo. Mo, c'è, questa è la roba di Mircaccio, bello, una roba buona. Ben fatto. Ti presento il secondo personaggio. Hai sbloccato il secondo personaggio. È un personaggio femminile, quindi questo è il suo gesto. Non sapevo cosa fare. Si chiama Flaminia. È di Roma. Tutto il videogioco è ambientato a Roma. Ha 35 anni. È single. Gestisce per lavoro una casa editrice che ha ereditato dal padre. Del padre dice: no, vabbè, cioè, mio padre è la persona più bella del mondo. Cioè, non troverò mai un uomo come lui. E è l'unica amica del giro di amiche che non ha figli e soffre la pressione sociale di questa cosa. E questa è una cosa extra che ti dico: se vai a letto con lei la prima sera, lei pensa che sia una cosa che ti mette a tuo agio girarsi 3 volte fra le lenzuola come se fosse un cucciolo di Golden Retriever, e alla fine guardarti negli occhi e dire: adesso cosa siamo io e te? E Flaminia, primo stage, è a casa di un'amica che ha appena avuto un figlio, che è di là che dorme, un'altra amica ha due figli già e un'altra è incinta di 6 mesi. Stanno continuando a parlare di figli tutto il tempo, finché una delle amiche, quella incinta, non dice, si apre e dice: ragazze, io ho paura che il mio fidanzato mi stia tradendo perché sono mesi che non scopiamo.
Ora, tu devi decidere se Flaminia guarda dritta negli occhi la sua amica per ispirare fiducia e non farle capire che è lei che sta scopando ovviamente col suo fidanzato, oppure sposta lo sguardo verso una stampa appesa al muro e improvvisa una serie di domande su Metropolitan Art Museum. Cosa scegli? La seconda, si vede che sei un maschio. Guarda, sei fortunato perché qua stavi rischiando di perdere la vita. Sei fortunato che questo videogioco è in multiplayer e insieme a te sta giocando da Seul un ragazzino di 12 anni che è fortissimo a 35. Stava giocando. Attenzione, attenzione. So benissimo che questa imitazione potrebbe suonare un po' razzista, ma so anche che molti di noi un anno fa hanno visto Squid Game. E vi sarete accorti che i coreani quando parlano sono stupiti del fatto di aver parlato. E tutta la serie di loro che fanno. Sì, zio, hai parlato. Ci serve appunto per distinguerci dagli altri, cioè sono dei suoni che messi insieme poi formano delle parole e capisco. Assurdo. Comunque ti ha salvato, ha scelto l'altra, riesce a improvvisare un monologo, cioè a guardarla negli occhi e a creare fiducia. Secondo stage, Flaminia vuole levarsi dai coglioni, ne ha le palle piene di stare con le amiche, va in bagno, sta pensando a una scusa per andare via, ma mentre stanno in bagno entra nella stanza del neonato e per ridere, e questa è la tua decisione, può scegliere, non succede niente, però per ridere può scegliere se spegnere o lasciare acceso l'Angel Care, un sensore che si mette sotto i bebè per vedere se si muovono. Non succede niente. Lo spegni, ma non avevo dubbi da come stai giocando. Anche in Corea sono entusiasti. Adesso la smetto, però mi piace pensare che a Seul adesso ci sia un comico coreano che prende in giro il milanese. Figa! Oh. Ok, lo spegne, dall'altra stanza le dicono Flaminia tutto a posto e lei sì tutto bene, però insomma vabbè, sa che non succederà nulla, però è un po', vuole scaricare un po' di tensione, prende il cellulare, trova un numero che le avevano lasciato, Mirko Puglia, gli scrive, torniamo in bagno con mo ragazzi, allora che dobbiamo fare? Scusa, mo che è questo? Ma bella fica questo, ciao ragazzi, ci vediamo fuori dal liceo, devo lavorare. E si incontrano i due, perché Flaminia gli ha chiesto se gli portava della droga. Si incontrano, Mirko avrebbe dovuto assumerne altra perché sta scendendo l'effetto. Arriva da lei tutto stranito, e proprio perché è stranito ed è un tossicodipendente, ha uno di quei momenti che succedono poche volte nella vita, una rivelazione. Quando si trova davanti a Flaminia, capisce che è la donna più bella che abbia mai visto nella sua vita, le dà quello che le deve dare e le dice: domani te ne porto dell'altra, migliore. Ma il giorno dopo non porterà la droga, porterà se stesso. E tu devi decidere come si veste per l'appuntamento più importante della sua vita. Ti do le opzioni: scarpe, delle Diadora camouflage o delle Diadora blu e giallo fluo. Quelle camouflage, ottima scelta perché non sai come sono i pantaloni. Dei pantaloni larghi larghi con i tasconi sempre camouflage o dei pantaloni neri un po' di pelle che ci vede un po' il panco. Le seconde, vai, con un po' di pacco fuori. Ma sulla giacca non puoi scegliere perché Mirko ha solamente un piumino arancione Colmar. Zip. E non ti ho detto che Mirko ha i capelli molto lunghi e neri, quindi se lui, cioè puoi scegliere o li lava e rischia quell'effetto cresta leonina che sembra un coglione che gli rimbalza la testa quando parla, oppure puoi usare quel trucco che noi uomini usiamo ogni tanto quando stiamo per fare la doccia, ci vediamo allo specchio e diciamo: cazzo, ma sono unti in modo perfetto. Sembra uscito da un frantoio, però io li lascio così, vai, scegli. Com'è? Seconda, beh, 19 anni, perché te l'ho chiesto? Ci sta, ci sta. I due si incontrano, Flaminia rimane spiazzata all'incontro perché lui non ha portato quello che doveva, ma lui le dice la verità, le acchitta un monologo a metà fra Narcos e Harry ti presento Sally, per cui dice: mo, perché io per te sono pronto a cambiare, metto da parte la droga, cioè io voglio passare il capodanno con te, sei troppo bello, io voglio la tua fossetta, ma se io cambio per te, però tipo mi dà un bacio per favore.
Oh, Flaminia non avrebbe mai pensato nella vita di trovarsi in una situazione del genere, ma un uomo che si dice pronto a cambiare così per lei la fa cascare. Si baciano, si mettono insieme per un anno e mezzo e un giorno sono a letto, hanno appena fatto l'amore, Flaminia si gira nel lenzuola. Lo guarda e gli dice, senti, ma tu quella vita assurda che hai fatto, cioè, hai mai pensato di scrivere un libro? Mirko non ci aveva mai pensato, prende il Mac di Flaminia, lo apre, inizia a scrivere delle cose che diventano dei pensieri, dei racconti, o sono fighi e decidono di pubblicare il suo libro alla casa editrice. La loro vita è cambiata del tutto, è la sera prima della presentazione del libro, Flaminia è fuori con le amiche con cui ora si trova da Dio, va tutto alla grande, Mirko va a giocare a calcetto con degli amici, va a bere dopo, è un po' disidratato, beve una birra di troppo e ubriaco pisto e proprio in quel momento gli arriva un bel messaggio su WhatsApp di una tipa con cui scopava e si drogava che gli dice ho voglia del tuo cazzo adesso. E ora tu devi decidere se lui risponde al messaggio e rischia di distruggere tutto quello che ha creato oppure va a casa e si fa la piumatura delle seghe. Va a casa, se c'è delusione. Hai scelto quello, ma ti dirò, non c'era né risposta giusta né risposta sbagliata, erano entrambe giuste, entrambe sbagliate, perché in entrambi i casi lui, cioè, va lì, ci scopa, no, sono un coglione, cosa fa, ho rovinato tutto, va a casa, si fa una sega, mo, sono diventato omosessuale, che succede? Non c'è giusto, non c'è sbagliato, solo più cresci, più le cose si complicano, ed è un piacere scoprirle. Però fategli un grande applauso, ha fatto una grande partita a 35.